Gino Fusco di Puglia Promozione. Qual è lo stato d'animo degli operatori turistici e dei cittadini biestani che, pur restando, capitale pugliese delle vacanze, si trova ad affrontare una stagione assolutamente anomala e difficilissima? Lo stato dei biestani, cioè, che siano operatori turistici o operai del settore turismo, sono riguardo gli operatori turistici, sono abbastanza preoccupati di quello che potrebbe succedere durante l'estate. Al momento diciamo che non è del tutto sentita come problematica, per il semplice motivo che la maggior parte dei dipendenti del settore alberghiero prendono servizio nel mese di giugno. Staremo a vedere che cosa succederà fra qui a 15 giorni, perché in 15 giorni si dovrebbe avere l'apertura della stragrande maggioranza delle strutture ricettive. Problematiche ce ne sono un bel po'. Uno è ad esempio ridisegnare tutti gli spazi comuni, così come ridistribuire quelli che sono i flussi all'interno del centro storico, che potrebbe essere un problema. Il centro storico di Vieste nel mese d'agosto è pullula di gente, e tenere questa famosa distanza di 1 metro fra una persona e un'altra diventa estremamente difficile. So che l'amministrazione comunale sta predisponendo dei percorsi, più percorsi da seguire, cioè un'entrata e un'uscita, pertanto con poca possibilità di poter poi, diciamo, andare su un altro percorso e invadere eventuali altri flussi. È una stagione che si sta inventando. Diciamo che gli operatori, l'obiettivo degli operatori è quello di recuperare le spese. Ottimisticamente si potrebbe parlare di una stagione con un meno 50% di presenze, e sarebbe già un gran successo, perché comunque parliamo di 1 milione di presenze, che non è un certo numero irrilevante. Vieste di per sé ha una problematica maggiore rispetto a altre realtà pugliesi, che ha un turismo di vicinanza estremamente povero. I numeri di Vieste per quanto riguarda il turismo di vicinanza, pertanto il turismo regionale, parlano del 13-14% rispetto ad altre realtà dove si raggiungono anche il 35%. Pertanto è indispensabile l'apertura di tutti i flussi turistici interregionali e magari anche all'estero. Ecco, quest'anno si stima che solo il 20% degli italiani si concederà le vacanze, quindi per Vieste sarà una sfida alla conquista di questo 20% che è soltanto mercato interno. E la dimostrazione appunto dell'assenza degli stranieri si è vista in questi mesi di aprile e maggio, che storicamente vedevano già molti stranieri a Vieste. Sì, la maggior parte dei B&B nel periodo già marzo registravano tutto esaurito, poi con l'avvenuta della problematica della pandemia hanno avuto subito disdette questi stranieri, ripeto, i B&B che andavano ad aprire già da marzo, e che poi, per quanto mi riguarda, e ormai ho abbastanza assodato, sono le strutture ricettive che stanno materialmente destagionalizzando su Vieste, perché con i B&B noi abbiamo presenze a marzo, a ottobre, a novembre, cosa che con le strutture ricettive tradizionali, cioè parliamo di alberghi e villaggi turistici, i mesi canonici erano i soliti, magari fine maggio, giugno, luglio, agosto, e con settembre si finiva la stagione. Con i B&B fortunatamente si hanno